Allora, eccoci qua con i ragazzi dei Banalissimi. Abbiamo Michele Fiorelli alla nostra sinistra e Gabriele Giangiuri, capitano, alla nostra destra, con cui Questa è una discriminazione, praticamente. anche lui è capitano dell'Anio, quindi pure c'è No, cioè, va bene. è capitan futuro. Con cui praticamente vedremo di fare chiarezza sulla vicenda che li ha coinvolti in questa settimana e che ha visto quasi 200 commenti su Facebook, una cosa incredibile. Da Però quello che abbiamo diciamo, condiviso forse sono 300 sì, addirittura. può essere, dico, una diciamo grande partecipazione democratica, se vogliamo dire. Questo dice viva la democrazia, quando ognuno può dire quello che Chiamiamola vuole. democratica. Siamo 400, quindi effettivamente, diciamo, ecco. Quindi lo vogliamo provare a fare, diciamo, questa forma di chiarimento, praticamente con 10 domande che noi abbiamo preparato per i ragazzi dei Banalissimi, che hanno l'obiettivo di fare luce su tutta la vicenda, praticamente chiarire tutto. E poi ovviamente per fare in modo che da sabato in poi si possa tornare a pensare solo a giocare, in sostanza. Questo sarebbe anche Come, che l'obiettivo. poi è cioè, è la cosa per cui noi esistiamo alla fine, è la cosa per cui tutti Oltre a romperci le vengono. scatole, per forza. Allora, perciò, prima domanda. Ci potete ricostruire la dinamica della vicenda? Abbiamo saputo, diciamo, siamo stati informati che Vito e Lorenzo prendevano parte, avevano preso parte a giocare con una squadra di calcio a 11 in seconda categoria. Penultima In penultima posizione. posizione, ci siamo informati con i diretti interessati e subito ci hanno detto che era vero, che avevano iniziato a giocare per fare un piacere alla società di cui conoscevano il presidente, Sì. Per le ultime partite. perché non arrivavano ad essere 11 e presentarsi in campo delle partite, e quindi la società avrebbe dovuto pagare una multa di oltre 200 euro ogni partita che sarebbe saltata. Sì. E allora la domenica, senza allenarsi durante la settimana, loro sono parte di questo campionato giocando con questa squadra. Sì. E questo quando l'avete saputo? Il 4 pomeriggio, Sì, subito quindi dopo. nel giro, diciamo, di qualche ora Sì. avete accertato la vicenda e poi che avete fatto? Abbiamo chiamato Pier, ci ha chiamato Pier, che comunque ho chiamato subito, non sono Sì, sceso di no, qualche ora, perché poi le ore infatti. sono servite più che altro a stabilire cosa era Sì, 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 successo. sì. E quindi ci siamo Quindi ci confrontati. siamo visti alle Sì, Magnolie alle tutti 7 noi del qua. 4 giugno di pomeriggio e abbiamo Esatto. già subito inquadrato tutta la vicenda. Quindi c'è stato proprio, come tra l'altro poi è stato anche sottolineato nel provvedimento disciplinare, c'è stata massima correttezza, trasparenza e tutto. Quindi No, questa abbiamo. è una delle cose fondamentali che bisogna riconoscere ai ragazzi del gruppo Banalissimi. Invece, seconda domanda, sapevate che i due ragazzi erano già tesserati e giocavano nella Gratterese? No, noi non lo sapevamo. A inizio apertura c'era la possibilità che loro si tesserassero, però comunque poi hanno. Cioè non si sono più tesserati appunto perché vedevano che con l'impegno dello studio non arrivavano a né a svolgere gli allenamenti né proprio anche la domenica andare a giocare, perché era un impegno troppo forte per chi comunque aveva degli impegni universitari, Sì. impegni comunque umani, comunque la sfida, eccetera, eccetera, insomma Sì. non ci arrivavano proprio. Che Quindi tra comunque. l'altro loro studiano, possiamo Esatto, ricordarlo. studiano ingegneria, sono colleghi di Michele, Marco, insomma c'è un Albano, soprattutto un gruppo di ingegneri. Sì. Quindi sono due ottimi ragazzi, ma come d'altronde sapevate anche tu e Ivan che c'era questa Certo. possibilità e poi non c'è stata più, quindi comunque noi Sì. eravamo all'oscuro e poi lo siamo Sì, venuti a sapere quando l'avete saputo voi sì. Sì, praticamente. quindi loro in sostanza si erano limitati ai tempi dell'estate a fare la preparazione atletica e che avevano il dubbio se tesserarsi o meno, poi hanno deciso, in virtù proprio del rispetto verso le regole che ci sono, di non tesserarsi e Sì, no, quindi vabbè, più che di altro giocare con avevano il deciso per gruppo. impegni Sì, personali, no, quindi no, per cioè carità, scelte proprie. era giusto, certo, perfetto. Poi, terza domanda, cosa vi hanno detto i due ragazzi riguardo l'accaduto? Detto Che già stava anticipando Michele un attimino. subito ci hanno detto che loro avevano cominciato a giocare dopo le vacanze di Natale, inizio gennaio, alla riapertura del campionato Anche per aiutare la dopo. società a poter affrontare i suoi Sì. impegni e non dover andare incontro a queste sanzioni. Sì, diciamo loro che cosa invece hanno detto, almeno privatamente a voi, per quanto riguarda il discorso un pochettino regolamentare, cioè hanno mostrato un certo Allora, loro dispiacere? intanto bisogna vederla anche subito dal loro punto di vista, perché comunque sono due persone normalissime. Loro hanno visto che sono stati penalizzati da questa regola, e come penso un po' tutti noi, quando siamo penalizzati da una cosa, quella cosa non ci piace. Sì. Però comunque sono sicuro, perché so perfettamente che loro
sono d'accordo sull'obiettivo principale per cui la regola è stata creata, però siccome loro non vengono mandati via per l'obiettivo per cui è stata creata la regola, ma soltanto per una questione appunto regolamentare. La regola in questione è stata creata, come abbiamo precisato più volte, avete precisato anche voi, per fare una sorta di selezione all'interno dell'ambiente e tenere fuori appunto dal torneo dei ragazzi che non avessero come obiettivo quello di divertirsi con i propri amici, ma quello di vincere. Vito e Lorenzo non fanno assolutamente parte di questa categoria. Sì, e questo l'abbiamo sempre visto tutti. Quindi comunque loro accettano la regola, però con giustamente poi con sì, quel rammarico, certo. Quel rammarico per non poter giocare, per quelle differenze anche di età che magari possono non avere senso dal loro punto di vista sull'applicazione della regola. Certo. Quali sono gli aspetti che secondo voi emergono da questa vicenda? Emerge intanto che c'è il dispiacere da parte di tutti, sì, sul non poter giocare non solo con due amici, ma anche con due ottime persone, ma anche contro, come comunque la maggior parte delle persone. Sì, la stragrande maggioranza delle persone ha sempre dato, diciamo, sempre avuto un buon... Chi ha giocato con o contro Vito e Lorenzo si è sempre divertito. Certo, sì, sì. Nessuno ha mai avuto problemi con loro, assolutamente, né in campo né fuori, quindi intanto è... Sì, che poi non è soltanto il fatto di giocare, ma proprio il fatto di avere il piacere di scambiare due chiacchiere con loro, scherzare con loro. Era un piacere per tutti il sabato vedersi, sì, sì, comunque giocare, anche perché è un'occasione davvero, anche per imparare qualcosa da due persone che... Al di là del fatto che fossero tesserate, erano proprio brave, sapevano giocare a calcio e potevano davvero dare una mano a tutti a crescere, come ad esempio hanno aiutato a noi a farci passare da ultimi in Serie B a primi in Serie A. Sento una serie, il loro metodo non è stato solamente quello, il loro apporto, ma il fatto di averci fatto migliore a tutti, perché grazie a loro tutti ormai giochiamo un calcio migliore. Certo. L'altro aspetto di questa vicenda? L'altro aspetto è quello che comunque... c'è il dispiacere, oltre al fatto di non potervi fare più giocare con me, appunto di come poter dire, di aver infranto una regola che comunque è stata infranta però in buona fede assolutamente, senza andare a cercare, diciamo, dei motivi per vincere, eccetera eccetera. Insomma, loro, Vito e Lorenzo, hanno spiegato su Facebook i motivi che li hanno portati a infrangere la regola. Io sfido chiunque a comportarsi in modo diverso cioè a fare una scelta che sia diversa da quella che hanno fatto loro, che tra l'altro forse non hanno nemmeno potuto fare una scelta, erano costretti a farlo. Sì. Probabilmente la situazione poteva essere gestita in altri modi, appunto fa parte di un'altra domanda, se sì, credo. Sì. Però quindi comunque c'è il dispiacere, diciamo, di essersi trovati tra virgolette avvantaggiati di una situazione che non ci sarebbe stata. Diciamo, se uno deve guardare soltanto la regola, siamo stati in dubbio, diciamo, nel valore assoluto della regola, cioè soltanto per quella che è. Se noi leggiamo la regola in sé, siamo stati indubbiamente avvantaggiati, però è giusto dire anche che comunque loro, ripetiamo per l'ennesima volta, non hanno giovato di questo tesseramento, in quanto non si allenavano, non facevano nulla di più rispetto a quello che possiamo fare io, Michele, tutti voi che state guardando questo video. Quindi comunque nella realtà, che non è la realtà della regola, noi non eravamo avvantaggiati dal loro allenamento o da niente. Purtroppo però c'è la regola che non ha seguito. Vabbè. È giusto dire questo.